Brexit. La sterlina rimarrà un bene rifugio. Per dimostrare questo assunto, ragioniamo in termini di commercio internazionale e chiediamoci quale interesse può avere un paese come la Gran Bretagna a stringere legami commerciali con un'area, l'Eurozona, che appena arriva una crisi, primo, è costretta a tagliare la propria domanda interna, praticando politiche di austerità, cioè di svalutazione interna, cioè di svalutazione del lavoro, al fine di ripristinare i rapporti di competitività interna. E così facendo, però, si priva nel suo insieme come Eurozona di risorse per comprare i beni altrui. E quindi sia ad esempio quelli della Gran Bretagna, ma anche all'interno quelli tedeschi. Secondo, grazie a questa politica delirante di austerità, manda regolarmente in dissesto le proprie finanze, il che rende la valuta del proprio vicino, la sterlina, un bene rifugio, costringendola ad apprezzarsi, perché tutti, appena arriva una crisi, cosa fanno? Comprano gilt, vendono BTP, comprano gilt, quindi comprano sterline, la sterlina si apprezza nel momento in cui avrebbe magari bisogno di cedere anche lei. Perché in questo periodo, ad esempio, dollaro, euro e yen hanno ingaggiato una gara al ribasso. E quindi il fatto che la sterlina si apprezzi compromette ulteriormente l'equilibrio esterno inglese. Cioè, quando arriva una crisi, e abbiamo visto che le crisi arrivano in modo ricorrente e sono anche molto profonde, come quella che si è scatenata nel 2008 a seguito del fallimento della Lehman Brothers. Quando arriva una crisi, sia l'effetto reddito, cioè la distruzione della domanda dell'Eurozona a causa delle politiche di austerità, sia l'effetto prezzo relativo, a causa dell'apprezzamento del cambio inglese, del cambio della sterlina, dovuto all'apprezzamento del cambio nominale della sterlina e alla inevitabile deflazione nell'area euro, penalizzano il commercio britannico, che accusa pesantemente il colpo. Ci sono due effetti, abbiamo detto, due effetti, cioè l'effetto reddito. L'Europa può comprare di meno in Gran Bretagna, soprattutto quando arrivano queste crisi esogene, cioè dall'esterno, e contemporaneamente può comprare di meno perché fa politiche di austerità, quindi distrugge reddito al suo interno, nell'insieme, nell'aggregato. E dall'altra, appena arrivano le crisi, si rivaluta la sterlina inglese, quindi diventa sempre più difficile comprare in territorio di Gran Bretagna. Questi due effetti, effetto reddito ed effetto di apprezzamento del cambio reale inglese, penalizzano il commercio britannico, che accusa pesantemente il colpo, sempre in modo ricorrente, sempre quando arrivano le crisi, ad esempio, dagli Stati Uniti. Quando nel 2011 iniziarono nell'Eurozona le politiche di austerità, queste politiche invertirono la tendenza provocata dalla svalutazione della sterlina. Cioè la sterlina fra il 2008 e il 2009, guidata dalla Banca d'Inghilterra, svalutò per reggere il colpo della crisi della Lehman Brothers. E a seguito di quella svalutazione il conto corrente inglese si riprese in modo abbastanza efficace, ma poi nel 2011 arrivarono le politiche di austerità in Europa e quel
Queste condannarono la Gran Bretagna a un pesantissimo deficit delle partite correnti, cioè la Gran Bretagna diventò in ultima analisi acquirente di ultima istanza delle nostre merci. Ora, se la sterlina è ai minimi storici, cosa che non è vera rispetto all'euro, peraltro, ma su questo i nostri informatori equivocano quando dicono che la sterlina è ai minimi storici, perché gli pesa tanto dire sul dollaro. Ecco, il fatto che la sterlina è ai minimi storici sul dollaro dipende dal fatto che il saldo delle partite correnti britannico è ai minimi storici. Gli inglesi sono ai minimi storici in fatto di saldo delle partite correnti, sono in deficit verso l'estero, la loro posizione sull'estero è pesantemente negativa. Questo minimo storico che hanno raggiunto in questo periodo è sempre legato anche alle deliranti dinamiche monetarie del resto dell'Europa. E questo lo si può cogliere anche se si va a vedere quando fu il minimo, l'altro minimo importante, l'altro minimo storico del saldo di conto corrente della Gran Bretagna, che guarda un po', avvenne al termine degli anni 80, quando, l'Europa, aveva adottato, il serpente monetario, l'ECU, e quindi aveva sofferto anche in quella situazione di una diminuzione dei redditi all'interno del continente. Ed è chiaro anche che a seguito di questa Brexit la Germania non farà ritorsioni. La Germania ha un enorme surplus commerciale nei confronti della Gran Bretagna. Che vuol dire fare ritorsioni? È la Germania che guadagna nel commercio, è la Gran Bretagna che sta soffrendo in termini di scambi commerciali e di scambi della bilancia, dei redditi. Ecco, ribadiamo comunque che il motivo principale per il quale è stata votata la Brexit dal popolo inglese non è questo che ho detto, sono altri i moventi, i moventi sono stati le paure dettate dall'immigrazione, dalla situazione economica, un po' di nazionalismo e così via dicendo. Ma in termini puramente nazionali, questo avrebbe dovuto essere il vero motivo per il quale la Gran Bretagna si sarebbe dovuta sganciare, e cioè il suo deficit, il suo disequilibrio verso l'estero, il suo deficit delle partite correnti, cioè nel mare della globalizzazione, dove l'Europa ha diminuito il suo peso dal 25% in termini di PIL mondiale al 20% in questi ultimi 2 decenni. Nel mare della globalizzazione non ha alcun senso per la Gran Bretagna legarsi mani e piedi a un peso morto come l'Eurozona, che è governata da politiche che fanno l'interesse di una sola nazione. Anzi, la scelta razionale sarebbe starsene fuori e invocare la clausola della valuta scarsa del Fondo Monetario Internazionale o l'ordinamento del World Trade Organization per applicare dei dazi difensivi contro la Germania, visto che comunque la sterlina rimarrà, come abbiamo detto, un bene rifugio e quindi sarà soggetta pesantemente ad apprezzamenti, soprattutto in caso di crisi. E quindi la sterlina sarà soggetta ad avere un andamento prociclico del cambio, cioè un andamento del suo cambio sfavorevole, soprattutto nei casi di crisi. Quando arriveranno nuove crisi di carattere finanziario, la sterlina si apprezzerà invece di deprezzarsi.
costringendo magari nuovamente la banca centrale inglese a manovre di liquidità. Ma queste cose sono forse troppo semplici perché molti economisti ci si sporchino le mani o le dicano, e magari sono invece troppo complesse perché i gazzettieri le capiscono, ma questi ultimi, i gazzettieri, come abbiamo visto in televisione, magari proprio in questi ultimi giorni, sono troppo colti, hanno fatto il classico, mica sono straccioni come gli incauti elettori britannici.